Io non è solo quella chiesa enorme che hanno fatto, quella è una chiesa bellissima, artistica. Padre Pio si vive nella sua spiritualità, si vive nel suo silenzio, si vive nella sua preghiera. E avere qui la reliquia, pregare davanti a quella reliquia, l'invito che faccio a ciascuno di voi dopo la benedizione, di veramente portare agli altri Padre Pio, far conoscere agli altri Padre Pio. Prima abbiamo fatto un'intervista, mi hanno fatto una domanda molto bella al vicepresidente D'Antonio, che approfitto ufficialmente, D'Antonio in modo particolare, a Michele Minenne ringrazio per il lavoro enorme che fanno e ora lo noterete. La domanda che hanno fatto dice: proseguire, far conoscere Padre Pio ai giovani, ed è importante. Dobbiamo far conoscere Padre Pio ai giovani, perché i gruppi di preghiera purtroppo sono anziani, sono fatti da persone anziane, e Padre Pio non è per gli anziani, Padre Pio è per i giovani. Penso che Don Pierpaolo poi dirà lui la sua, quello che vorrà dire. Questo è un mio pensiero, e dobbiamo veramente impegnarci tutti come associazione a far conoscere San Pio, che non è il Padre Pio burbero, il Padre Pio degli anziani, è il Padre Pio dei giovani. Perché la sua spiritualità è l'alter Cristo. Se diciamo che Padre Pio è per gli anziani, anche Cristo è per gli anziani. E Cristo, perdonami, non è per gli anziani. Penso che sia per tutti, in modo particolare per i giovani, perché devono proseguire l'evangelizzazione. Quindi, ecco, io concludo questo mio piccolo intervento, poi farò i ringraziamenti ufficiali dopo, per augurarvi di vivere questi 10 giorni, soprattutto giovedì, il 15, al Sacro Cuore, dove ci sarà la testimonianza del sacerdote Francesco De Litto, il delegato episcopale della diocesi di Paletta Trani Andria, della BAT, e lui è un filo spirituale veramente molto particolare, ha dei contatti diretti con San Pio, quindi è una testimonianza forte. Invito veramente ad essere presenti, perché porterà al Sacro Cuore, all'Istituto Sacro Cuore, alle 20, ed è un momento molto importante, perché Padre Pio va conosciuto anche sotto questi aspetti. Con Mariana Regista, ecco qui, facciamo un applauso al nostro sindaco che è riuscito a raggiungerci nonostante i suoi impegni e nonostante Franco Naglieri lo scoccia ogni giorno con i messaggi: Francia devi venire, e per me, al di là di tutte, ci conosciamo da una vita, e quindi veramente c'è un grande affetto. Allora, io direi, facciamo prima l'inaugurazione e poi parliamo con il sindaco, o vogliamo fare prima e poi l'inaugurazione? Non abbiamo un protocollo, perché io odio i protocolli, quindi mi piace fare le cose così come vengono. Allora, Don Pierpaolo, facciamo la benedizione. Allora, ora ci mettiamo in preghiera, accendiamo un attimo, facciamo la benedizione. Dopo la benedizione potete affacciarvi, vedere quello che abbiamo creato, e poi diamo la parola dopo la benedizione al sindaco e al vice sindaco per il ringraziamento. C'è un forte disagio, ma se ci lamentiamo sul disagio, noi veramente non riusciamo poi a contemplare quello che sono i momenti delle nostre giornate, della nostra vita. Perderemmo veramente il senso della vita. Allora, noi che siamo qui, e se siamo qui siamo anche per una fede, no? Siamo anche perché crediamo. Noi dobbiamo essere veramente i primi testimoni delle nostre azioni e portare veramente quello che di buono si può fare per la comunità, quello riscoprirci, quel benedirci, Don Pierpaolo. Cioè, basta a parlare male, quel benedire, quello stare insieme. Ci dobbiamo tutti riscoprire una volta per tutte, veramente, più buoni verso gli altri. Questo è il senso della nostra azione, quello che noi facciamo quotidianamente, il nostro impegno a favore della gente, a favore dei nostri concittadini, ce ne dicono di tutti i colori. Noi però abbiamo spalle forti, ma soprattutto abbiamo il coraggio
di andare oltre, di vincere le paure. Allora questo deve essere quello che deve caratterizzare le nostre vite in questi giorni, in questo momento storico che è drammatico. Se noi ci fermiamo sulle nostre paure, non andiamo oltre con coraggio, forza, speranza, non godremmo mai di questa vita, di questa speranza, di questa testimonianza, di questa fede a cui noi tutti crediamo. Allora ecco, la religione, la fede, la vita attiva, la cittadinanza attiva, l'essere cittadini partecipi, l'essere chiamanti. Impegniamoci a fare questo e io sono convinto che i nostri cittadini, voi tutti eccetera, sapremo portare veramente a compimento quelle che sono le nostre azioni. Grazie Franco di quello che tu fai, non solo in tanti momenti della tua vita. Franco Naglieri, un amico, la moglie pure, mi vedo un'amicizia antica, e grazie per tutto quello che fai, per queste testimonianze, queste sono delle testimonianze mie. E Marianna poi che lo affianca quotidianamente, i miei assessori, no, ognuno c'ha un compito, seguite questo, no? E Marianna che segue. Quindi scusate, una parola dolcissima. Lui nell'omelia ha detto: dobbiamo chiederci qual è il compito, esatto, di ciascuno di noi nella Chiesa. Me lo stavo chiedendo da 30 anni e più. Qual è il mio ruolo nella Chiesa? Questo qua, quello che state facendo adesso in questo momento. Lo stai dicendo tu? Sì. Vedi? Quello. Bravo. Hai visto? Bravo. Grazie. Bravo. Grazie a tutti. Sono 8 anni che nasce questa associazione, sì. In realtà sono 6 anni che io vi seguo, sia diciamo come istituzione, perché vi ho sempre seguito con Franco e anche con Michele, con Tonio e con tutti gli associati, e sono anche una vostra associata, e questo veramente mi fa tanto piacere, mi fa tanto onore. Quindi quando Franco mi chiama e mi dice dobbiamo fare qualcosa, io sono sempre pronta a rispondere, perché rispondo comunque alla comunità. Questo è un momento bellissimo, ogni anno Franco fai sempre qualcosa, ma in particolare mi ha colpito tanto. Ed è vero che noi, questo nasce perché gli ammalati non possono andare a San Giovanni Rotondo, e quindi costruiamo qualcosa nella nostra città affinché gli ammalati possano venire qui a rincuorarsi. Purtroppo ognuno di noi nelle proprie famiglie, nel proprio dolore, ha qualcosa. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Franco, ringrazio Tonio, ringrazio Michele e ringrazio tutti gli associati, ringrazio le signore. A voi. Grazie a te. Va bene, quello poi diciamo in secondo momento. Bene, grazie, io ringrazio ovviamente il signor sindaco Francesco, il vice sindaco Marianna, Don Pierpaolo per questo momento. Tra poco potrete entrare anche il vicinato. Commosse, che è una cosa strana. No, io ringrazio voi questa esperienza bellissima, meravigliosa che ho fatto con una collega, con Monica Angiuli, che è autrice del Volto. Ma in realtà il lavoro è stato fatto a quattro mani, ma ringrazio Franco, Antonio, Michele, Conni, tutte le signore che hanno dato una mano, perché abbiamo vissuto veramente un'esperienza molto bella insieme, anche negli ultimi giorni quando l'abbiamo sistemato nel confessionale, lo abbiamo vestito insieme e abbiamo sentito che c'era qualcosa, c'è qualcosa in questo posto, in tutto quello che probabilmente voi portate in questo posto, grazie anche all'associazione. E ringrazio Bitonto per aver accolto due artiste che erano fuori da questi schemi e si sono trovate a fianco a Padre Pio per la prima volta. Spero vi piaccia l'opera, l'abbiamo fatta veramente con tutto il cuore. Sì, 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 sì
Grazie.